questo marchio? Quello dei prodotti Coop, tutti selezionati e garantiti. Però, devo dirlo... Tua moglie. Brava! Mia moglie. Raccontano il cambiamento sociale, culturale ed economico dell'Italia e degli italiani, la complessità del mondo produttivo, l'agire cooperativo, da 70 anni. Sono i prodotti a marchio Coop, protagonisti di Coop 70, Valori Scatola, una grande mostra alla Triennale di Milano fino al 13 gennaio, che, coinvolgendo importanti curatori, designer e grafici italiani, ripercorre la scelta del leader della GDO italiana di affidare ai propri prodotti il compito di testimoniare valori comuni, sicurezza, convenienza, rispetto dell'ambiente e delle persone, attenzione al futuro e alle nuove generazioni, e rappresentare il punto di contatto tra chi produce, vende e consuma. Scusi, ha visto un cane? No. Scusate, avete visto un cane? Sì, si è infilato lì. Ah. Scusate, cerco il cane. Ah, ma che bella frutta fresca e la verdura. Certo, andiamo a prenderla tutte le mattine. Tutte le mattine? E dove? Nelle aziende agricole scelte dalla Coop. Posso? Ecco. E sceglie bene. Certo, è una cooperativa di consumatori. Il cane. Ci troviamo in Triennale all'interno della mostra Coop 70 Valori in Scatola. Questa mostra è ritmata su sette installazioni importanti che abbiamo chiamato stazioni, esattamente sette come i sette decenni di prodotto a marchio Coop. È una mostra in triennale, luogo del progetto, perché il progetto della Coop, il progetto dei prodotti a marchio, è stato un grande progetto, un grande fatto di idealità. Nato nel 1948, abbiamo cercato di fare una mostra non con un carattere storico, nostalgico, malinconico, soprattutto museale. Non ci sono prodotti a marchio presenti qui, perché i prodotti è giusto che siano nel supermercato. Ma qui invece celebriamo l'idea di generare una cosa così bella per tutte le persone. Sette installazioni che raccontano quanto importante sia Coop per il nostro paese e quanto il paese si sia rispecchiato anche nei valori della Coop. C'è un inizio, lo spettacolo dei numeri che scorrono, con dei banner luminosi, che ci dicono quanto è importante, quanto è grande la Coop. 6 milioni e 800 mila soci, l'associazione più grande d'Italia, quanti metri quadrati coperti, quante angurie vendute nel mese d'agosto, quanti chilometri percorre un carrello per la spesa. Sono numeri formidabili che ci danno veramente la dimensione di quanto importante sia questo soggetto. E poi ci sono delle altre installazioni come l'esperienza del quotidiano, un piatto di pasta asciutta, i suoi ingredienti principali, olio, pasta e pomodoro. Ebbene, siamo noi questa volta che entriamo nei prodotti, non i prodotti che entrano dentro di noi, e abbiamo l'esperienza di ascoltare i produttori che raccontano quanta passione mettono nel combinare insieme questi prodotti, nel coltivarli, nel raccoglierli e nel creare queste cose che fanno, concorrono a fare il piatto nazionale italiano. Poi ovviamente ci sono anche delle riflessioni storiche. Alle mie spalle tutta una serie di manifesti, slogan e spot. Dal 1948 al 2018, quanto è cambiato lo stile, il lessico, le frasi per sottolineare anche un'appartenenza sociale a scelte ideologiche, ma anche scelte commerciali, quanto gli spot siano cambiati. Qua alla mia destra c'è un campanile, non è un campanile di una chiesa con le campane, ma ci sono degli schermi, dei video che trasmettono gli spot televisivi dedicati a Coop. Dagli anni 60-70 irrompe la TV in tutte le case, il campanile non si ascolta quasi più, ma si ascoltano gli spot e ci sono degli spot memorabili, Peter Falk, anni 80, il tenente Colombo che indaga sulla qualità dei prodotti Coop, Woody Allen negli anni 90 con questi film, microfilm fantastici e via altri aspetti. Poi ci sono altre stazioni, ma una in particolare mi interessa raccontarvela, la Fattoria Cooperativa, una scuola a consumo consapevole dedicata ai bambini. Quindi i bambini vengono in triennale e avranno modo di sperimentare la qualità dei prodotti Coop e soprattutto di imparare il consumo consapevole, che è la cosa più importante. La storia del logo Coop è una storia emblematica di qualità e di progetto e di design, ovviamente. Disegnato da Steiner negli anni 60, una cooperazione di caratteri. Il logo Coop che tutti noi conosciamo non è mai cambiato. Steiner ha avuto l'idea di sovrapporre leggermente i caratteri per sottolineare anche la cooperazione, appunto, delle lettere e rimandare invece alla cooperazione delle persone, dei soci Coop.
Questo logo poi è stato rivisto da Bob Nord negli anni 80, quindi due giganti della grafica che fanno sì che veramente sia quasi dovuto il fatto che Coop celebri la sua storia in un posto speciale come la Triennale, luogo del progetto. Compreresti un'auto senza vetro solo perché costa poco? E per risparmiare vi tuffereste in una piscina senza acqua? La convenienza senza la qualità non interessa a nessuno. Per questo scelgo i prodotti a marchio Coop. Il latte fresco alta qualità, per esempio, proviene solo da mucche alimentate senza OGM. Anche lei prende il latte in brick? Briccone! I prodotti Coop nascono nel 1948 come marca che si riconosce in un unico marchio, appunto, il marchio Coop. In precedenza erano sporadiche, occasionali creazioni delle singole cooperative, ma dal 48 possono beneficiare di un unico marchio che poi si rafforza nel 63 quando Steiner lavora appunto su Coop come insegna che raggruppa un numero tutte le cooperative d'Italia, e da quel momento è una storia di crescita, di sviluppo, che ha come capisaldi i valori fondamentali della natura stessa della cooperazione di consumo. Lavorare per mettere a disposizione dei propri soci e dei clienti i migliori prodotti in termini di salubrità, di qualità, di sicurezza, al prezzo più basso possibile. È un percorso in crescita che prende nuova linfa con la crescita dei consumi nel dopoguerra dell'Italia, ma prende nuova linfa dall'attenzione, dalla cura con cui i cooperatori già allora si occuparono dei loro prodotti, migliorare le condizioni produttive, contribuire a far sì che l'industria stessa migliorasse l'attenzione nella preparazione dei prodotti, e poi aggiungendo, andando avanti, siamo già negli anni 70, grande attenzione anche ad altro, alle nuove emergenze. L'ambiente, che ancora era un elemento non completamente compreso nella sua portata, nella sua rilevanza per la vita delle persone, l'attenzione alla composizione dei prodotti, formulazione attente agli equilibri nutrizionali, ma anche attente all'eliminazione dei conservanti laddove ciò era possibile, all'eliminazione dei coloranti, e poi le nuove sfide sempre più grandi che sono andate avanti con il miglioramento della tecnologia produttiva, ma anche con il miglioramento della ricerca. I rapporti con l'università sono sempre stati alla base del lavoro di Coop e sono diventati un punto essenziale tutt'oggi, quando le nuove sfide che stiamo affrontando come Coop Italia, per esempio l'allevato senza antibiotici, la nuova sfida che vede le cooperative protagoniste negli ultimi 2 anni per migliorare le filiere animali, per eliminare fin dall'inizio delle produzioni l'uso degli antibiotici nei prodotti. Quindi una storia lunga 70 anni che ci rilascia un prodotto a marchio riconosciuto come leader non solo di volumi ma di contenuti qualitativi, e che permetterà a Coop di continuare a rispondere ai bisogni dei consumatori che in questo excursus di 70 anni ovviamente non sono più gli stessi, sono evoluti, ma che vedono la nostra marca in grado di rispondere davvero ai bisogni di oggi, ma contestualmente progettando il domani. Questa è una mostra che guarda i nostri 70 anni di prodotto Coop, ma dentro ci sono quei valori, quelle intuizioni, anche quel senso del bello che a nostro avviso sono elementi essenziali anche per i prossimi, non dico 70 anni, ma per i prossimi anni. Il prodotto Coop si evolve anche in modo importante, il prodotto è la private label più innovativa del paese, e molti ci copiano, vabbè, ma ci copiano sempre in ritardo e un po' male, ma sono proprio quei valori che continuano a guidarci. L'innovazione non esiste senza valori forti di riferimento, sono valori che hanno a che fare ovviamente con il buono, che hanno a che fare col sicuro, ma anche che hanno a che fare con l'etico, con l'ambiente,
cioè elementi che diventano più importanti anche se non si toccano direttamente nei prodotti che ogni giorno acquistiamo. Quindi noi vogliamo seguire questa strada, e il fatto che in questa strada abbiamo sempre cercato anche di avere con noi, per esempio, grandi grafici come Steiner, come Norda, e recentemente anche nelle nostre comunicazioni, nella nostra pubblicità, cerchiamo anche qui un elemento di innovazione, è lo sforzo che vorremmo fare anche nei prossimi anni.